Allora, Assessore, una finanziaria insomma, che sembra attenta soprattutto alla, diciamo, alla società civile, a chi ha più bisogno, però poco per le imprese, perché? No, è una finanziaria che intanto prosegue il percorso di risanamento, interviene sull'emergenza sociale che è la prima emergenza a cui dobbiamo far fronte, ci sono diversi interventi sulle imprese. C'è interventi importanti su tutti, diciamo, i fondi, sui fondi CRIA, sui fondi IRCA che vengono sbloccati per oltre 15 milioni, abbiamo appena portato a termine la riforma dell'IRFIS, il sistema del credito è il tema fondamentale che ci chiede il sistema delle imprese, manca il DL pagamenti, manca il miliardo di euro di liquidità per le imprese, questa è responsabilità dell'opposizione esclusiva, Movimento 5 Stelle e Forza Italia ci hanno impedito ieri di approvare quell'ultimo pezzo della manovra che era importante, però abbiamo l'impegno di farlo nei prossimi giorni. Però io credo che quest'anno sia una finanziaria molto più completa dello scorso anno e guarda anche allo sviluppo. Questo mutuo poi si farà alla fine? Ma è utile che si faccia, siamo le uniche regioni, noi la campagna, a non averlo fatto. Eravamo sul Corriere della Sera l'altro giorno in prima pagina. Perché è inspiegabile, non riusciamo a spiegare al Paese perché non si accede a un mutuo super agevolato per pagare debiti contratti da amministrazioni precedenti. Io credo che il senso di responsabilità del Parlamento le porterà ad essere approvato. Tutto quello che sta accadendo nel nostro Parlamento siciliano, insomma, si parla di tutte queste indagini aperte sui 90 deputati, insomma, tutti indagati per aver speso soldi che non spettano. Insomma, l'assessore bilancio come si sente? Il portafoglio minacciato in questo senso? Ovviamente dispiace quando viene messa in dubbio la credibilità delle istituzioni democratiche. Il bilancio dell'Arso ovviamente è un bilancio cui noi non siamo mai entrati, non abbiamo mai guardato al suo interno. È chiaro che proprio nel momento in cui abbiamo chiesto grandi sacrifici a tutti i cittadini, leggere queste notizie rende anche il nostro lavoro più difficile. Però bisogna vedere le carte nella loro dimensione più specifica, vedremo che succede. Per i PIP cosa avete pensato? Proseguiamo sull'opera anche lì di riforma portata avanti lo scorso anno. Il problema è rendere produttivo tutto il lavoro che gira intorno alla regione. Li impieghiamo finalmente lavori utili per la regione. Abbiamo previsto anche la possibilità da parte delle imprese esterne di utilizzo. Io credo che su questo i lavoratori dobbiamo tutelare il lavoro più che il posto di lavoro, cioè dobbiamo garantire che queste persone non solo abbiano uno stipendio ma facciano un lavoro utile e quindi per la loro, diciamo, soddisfazione personale. Su questa strada siamo andati avanti. L'assessore bilancio è contento di questa finanziaria? Sono molto contento. Che percentuale? No, al 99%, mi manca l'1% del DL pagamenti, ma io credo che nessuno avrebbe scommesso che avremmo approvato una finanziaria nei tempi utili dopo 10 anni e con questa complessità di intervento. Una riforma del genere darà sicuramente la possibilità di dare meglio l'acqua, di farla pagare, qualcuno ha scritto che aumenterà l'acqua, no, l'acqua non aumenterà con le tariffe attuali, il problema è che chi riceve l'acqua la paga. Il problema non è andare a mettere nuove tasse o nuove elementi, ma solo far pagare chi riceve l'acqua. È un grande risultato perché affronta tutte le questioni della vita della regione. Affronta il tema della riduzione della spesa, tema che emerge drammaticamente con l'inchiesta che c'è oggi nei confronti dei deputati del precedente Parlamento e quindi dà una risposta anche in termini di moralizzazione della spesa pubblica, laddove abbiamo avuto il coraggio di dire no a nuovi accessi privilegiati di precari, sponsorizzati per clientela, laddove abbiamo avuto il coraggio di ridurre le spese che normalmente vengono destinate ai forestali per trasformarli sempre più in lavoratori produttivi e non in altro. Abbiamo messo i soldi che servono per le imprese dentro l'IRFIS, dentro la CRIAS, abbiamo introdotto dei concetti elementari di giustizia che da anni non venivano assolutamente perseguiti dai disabili alle persone più povere, ma anche introdotto diritti civili attraverso strumenti finanziari, se uno strumento finanziario
ciò che abbiamo fatto a proposito delle coppie di fatto, capita bene che ha un impatto incredibile nella società e soprattutto viene compreso molto dai giovani. Abbiamo svecchiato un po' di cose. Credo che il lavoro, l'abolizione delle partecipate, credo che il lavoro sarebbe stato completo se avessimo approvato il DL pagamenti, perché questo avrebbe dato la misura e l'idea di un Parlamento che vuole affrontare seriamente tutte le questioni della regione, compreso l'indebitamento, che sicuramente non è nostro. Non è bello essere il presidente di una regione dove ci sono 97 parlamentari indagati, e mi fa anche rabbia, però è anche giusto che la giustizia abbia il suo corso, affronti con serenità le questioni. Credo che ci siano stati abusi in tutti i settori della vita pubblica e che credo che sia venuta l'ora che questa regione, così come sta facendo, cominci a dimostrare che vuole fare più degli altri, vuole fare più delle altre regioni, più di ogni altra istituzione, e che si debba scollare di un passato che non è sicuramente esaltante. Non è che ci rincorre solo sulle spese dell'ARS, ci rincorre sulle spese della formazione, ci rincorre sulle spese della sanità, ci rincorre sulla tabella H, ci rincorre sulle questioni che riguardano il sistema giacchetto. È evidente che una serie di queste cose ormai cominciano a appartenere al passato, però è un passato che si ripropone. Guardate che in questa finanziaria avevamo emendamenti che proponeva per l'ennesima volta di aumentare i fondi a favore dell'OIF, della formazione, quando noi avevamo calcolato una revisione della spesa lì, e cioè il tentativo, addirittura si voleva stabilire da parte del Parlamento quanto bisognava rimborsare per ogni corso, che è il solito tentativo da parte dell'organo legislativo di entrare in questioni meramente gestionali. Io voglio ricordare una cosa: se io un anno fa avessi accettato di fare un governo regionale che era il frutto delle espressioni, delle varie espressioni del Parlamento con deputati in carica, prima con la formazione, adesso con questa inchiesta, ci troveremmo di fronte al governo regionale più indagato d'Italia. Non mi pare che sarebbe stato un bel affare né per i partiti politici, né per i gruppi parlamentari, né per il governo. Noi dobbiamo fare in modo che l'azione di questo governo possa essere un'azione serena e soprattutto non debba essere un'azione che si carichi del passato. Pensate a questa storia, per esempio, del DL pagamenti, che il centrodestra e i grillini non hanno voluto affrontare. 850 milioni di euro in meno che in atto che vengono nelle casse della regione. E noi che dobbiamo pagare i debiti, e ogni mese che passa veniamo caricati di interessi di mora. Mettete un interesse di 5%, che gli interessi passivi sono in realtà molto di più, su 850 milioni, questo loro scherzetto tutto politichese ci costa almeno 5-6 milioni di euro al mese, mentre con tutta la spending review che hanno fatto all'ARS ne risparmieremo sì e no 5. In un mese ce lo siamo divorati. Eppure ieri sera, quando si trattava di fare un documento che aveva un effetto immediato per l'economia siciliana, per le casse della regione, prevale la logica antica degli scontri e non quella del bene pubblico.